Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village ed eccoci qua su un vlog che è tipo la decima volta che sto provando a registrare, quindi speriamo insomma che vada bene. Non mi muovo da questa inquadratura perché forse ho trovato l'equilibrio mentale per fare questo video, quindi speriamo bene. Come avrete visto dal titolo, l'argomento è abbastanza spinoso perché è un problema di cui abbiamo parlato diverse volte con un po' di gente e ci tenevo a esternarlo anche con voi a sapere che cosa ne pensavate. Abbiamo visto come l'Ultra Series è particolarmente equilibrata a livello di cose giocabili. Naturalmente l'introduzione di tante variabili offensive come Ultra Necrozma, i due Primal risvegliati e Mega Rayquaza e le Mega in generale abbiano un po' sfalsato il metagame. Questo ha portato veramente alla nascita di tante coppie di Uber giocabili. Soltanto così a memoria me ne vengono in mente una marea: X-Ray, Xerdon, Xernogre, Raiogre, anche Raidon si può giocare, Xernala, Ivelogre, Iveldon, XY, una marea di robe sicuramente non l'ho detto, ma sono davvero davvero tanti. E proprio questa possibilità di giocare così tante cose rende secondo me la Ultra un metagame molto matchup based, come potevano essere anche gli altri due formati di questo VGC19, ma la Ultra in particolar modo. Per ovviare a questa cosa del matchup basing, naturalmente a livello di building bisogna essere chirurgici. Mentre in Sun Series, non avendo le Mega e le Z, c'era la possibilità di sperimentare tante cose perché l'equilibrio era facilmente minabile, visto che poi comunque quando si è scoperto l'archetipo forte, ovvero lo Xernogre di Agostini con Tornadus, poi hanno giocato tutti quello alla fine. In Moon Series c'era la Z, ma la Z si poteva dare a tutti, quindi praticamente qualsiasi Pokémon che sembrava potesse avere uno strumento invece aveva la Z, ti andava a scombinare il matchup. In Ultra Series già gli oggetti di per sé sono veramente labili, perché abbiamo i Primal che vanno giocati per forza con le Orb, le Mega che vanno giocate per forza con le Mega Pietre. Comunque ci stanno tante cose che bisogna tenere sott'occhio e in più, dovendo mettere necessariamente i supporti per quel tipo di team contro quell'altro tipo di archetipo, non c'è più tempo di sperimentare. Io personalmente questo è il primo anno che ho iniziato a giocare seriamente, sia in Sun Series che in Moon Series mi sono trovato molto bene con diversi Pokémon a cui nessuno aveva pensato. Faccio un esempio di Scizor in Sun Series che mi ha portato i miei primi CP, oppure in Moon Series ad esempio a giocare Volcarona, che poi è vero che è entrato in meta, ma intanto io c'ero arrivato comunque da solo per sperimentare, soltanto perché mi piaceva, tant'è che lo giocavo diverso da come poi si giocava insieme a Groudon. Oppure mi viene in mente Mien Shao, che mi sono molto divertito a usarlo, piuttosto che il team che ho fatto con Appa e il Necrogre, che però era un Necrogre con una struttura diversa dai soliti, quindi comunque era un team che si era già visto però con delle componenti diverse che andavano a creare delle variabili, e in quel team in particolar modo era Gengar con la Z. In Ultra Series, dopo aver buildato il Raiogre che avrete visto giocare nell'API, sono stato davvero tanto tempo a dire mamma che cazzo gioco, perché dopo che Flavio ha vinto Berlino praticamente qualsiasi team che io provassi a buildare andava a finire a diventare una copia di un team già visto, non per forza quello di Flavio ma anche altri archetipi. Ma io penso sia normale perché sei un po' influenzato dal fatto che quel team, per avere quella coverage contro un archetipo da cui hai autoloss, ci devi mettere per forza quel Pokémon, ci devi mettere per forza quell'oggetto, per forza, e alla fine tutti i team sono uguali. Non che questo sia una cosa brutta naturalmente, perché in un gioco competitivo ci sta avere degli standard da rispettare per poter vincere. Naturalmente però qual è la forza? Ne ho discusso con il buon Baldellone sul gruppo di Telegram, ma penso di rimanere comunque sulla mia opinione del fatto che in un metagame di Uber, dove gli Uber funzionano praticamente in quel modo, la potenza vera del team sta nei Pokémon di supporto. Io penso che Flavio non abbia vinto Berlino per X-Ray, io penso che Flavio abbia vinto Berlino togliendo la bravura del giocatore che è indiscutibile, ma per Nilego. Nilego, un Pokémon dimenticato da Dio e dagli uomini praticamente, che però ti va a sistemare il matchup contro Xerneas, è una pedina fondamentale in un team dove Nilego non si era mai visto, e adesso Nilego è entrato in meta. Sono entrati in meta i counter di Nilego, si vedono più Tapuleni, si vedono più Cartana, quindi queste sono le intuizioni che vanno a muovere il metagame in diverse direzioni, ma non sono intuizioni fatte su un Uber, ma su un supporto. Come mi ha detto anche il buon Pardo, in un meta di dei, che sono gli Uber, la potenza sta nel trovare il semidio forte e che può counterare e affiancare gli dei. Quindi in realtà la creatività in Ultra Series ci può stare, ma deve essere veramente precisa, e penso che la Ultra Series non sia un metagame per tutti. Ci sono diversi gruppi di Telegram in cui sto, devo dire che ai novizi io sto praticamente consigliando di non
approcciarsi a questa Ultra Series per cominciare, non tanto perché il metagame sta per finire e la nuova generazione ci porterà un nuovo metagame, sicuramente senza Uber e senza leggendari, ma un po' come è stato il VGC 17, ovvero soltanto con i Pokémon presenti nel Dex di Galar. Infatti i novizi avranno comunque la fortuna di potersi affacciare a questo nuovo metagame e poi di arrivare al nuovo meta con gli Uber, che comunque potranno dire tranquillamente la loro perché hanno già visto come andava la Ultra Series, ma poi comunque ci saranno un sacco di cose da dire magari in un video sul competitivo dei nuovi giochi che farò più avanti. Comunque ho fatto questo video perché vorrei sapere da voi se avete avuto anche lo stesso problema, nel senso magari se negli altri formati vi divertivate di più a sperimentare, magari se anche voi in Ultra Series vi siete sentiti un po' più costretti, diciamo, dalle regole del building, perché comunque adesso ci stanno anche un sacco di cose che vanno tenute sott'occhio, nel senso le Water War non funzionano più come prima, è difficile giocare a Buser come possono essere Venusaur, Ludicolo, lo stesso Mega Swampert, comunque vanno coperti in altri modi. Quindi vorrei sapere se i giocatori un po' più creativi magari si sentono costretti come mi sono sentito io, ad esempio. Adesso al mid-season porterò un team che secondo me è molto fantasioso, ma che comunque nella sua essere fantasioso ha veramente una attenzione a tutti i dettagli che potrebbe essere veramente importante. Spero davvero di fare un buon risultato, perché già solo vedere quel team in top sarebbe davvero per me una vittoria. Poi insomma ve lo racconterò nel video della prossima settimana in cui parlerò del team del mid season e soprattutto di come mi sarà andato, speriamo bene. Però secondo me questo era un argomento che andava affrontato, anche perché comunque l'Ultra Series secondo me è un metagame molto molto bello nella sua complessità, nel senso io lo sto approcciando con giocatori forti per via dell'API, per via comunque dei tornei, per via del fatto che mi sto interessando a praticamente qualsiasi cosa del competitivo, non solo per girare video ma anche comunque per una questione di cultura a me personale, per migliorare come giocatore. Ma ad esempio abbiamo visto come Latias e Lucario possano essere comunque dei supporti validi, e nella chirurgia dell'Ivelogre se tu vai a cambiare un Pokémon che può essere ad esempio Crobat con Latias, sai che Latias lo devi andare a coprire da Xerneas, quindi che Mega ci puoi mettere? Mega Metagross no, perché metti un'altra debolezza a Lunala a cui magari soltanto Yveltal non può bastare, quindi ci vai a mettere Lucario. È proprio secondo me una chirurgia di building, di andare a coprire tutte le cose che possono far male al tuo team, ma allo stesso tempo mi viene da dire che non c'è un archetipo che domina sugli altri, proprio per questo motivo, perché è impossibile trovare un archetipo che domina più degli altri, perché troverai sempre qualcosa che ti fa fare fatica, quindi anche su questo vorrei la vostra. Insomma, io spero di avervi dato diversi spunti per portare un discorso costruttivo e soprattutto bello su questo argomento, che secondo me è importante, perché in un metagame competitivo dove ci stanno tante variabili, dove rischiamo di vedere sempre le stesse cose, un pizzico di creatività non fa sicuramente male e soprattutto può aiutare a smuovere il metagame, perché noi nel nostro piccolo comunque se andiamo a scoprire un Pokémon forte ad esempio in questa community, poi voi lo andate a giocare, fate vedere ad altre community questo Pokémon forte e quindi si va a muovere, diciamo, nel piccolo anche per questa direzione. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, commentate, condividete il video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo stasera, ore 20:30, connessione permettendo, nella live di testing e building. Quindi mi raccomando ragazzi, non so il Village, bella per voi, ciao!